Siamo all'ospedale Curto di Polla, dove oggi il signore Raffaele Soldovieri ha spento 102 candeline. Il simpatico nonnino, nato il 10 ottobre del 1912, ha chiesto anche di partecipare questa mattina alla Santa Messa celebrata nella cappella dell'ospedale. Vediamo. 102 anni e non sentirli, come si arriva a quest'età? Erano tardi, che ne sapevano. Anche l'alimentazione, come ha mangiato? Ha mangiato tutta roba naturale in questi anni? Certo, perché io ho fatto contadino, roba che ha prodotto la terra, è roba genuina. Quindi dobbiamo dire ai giovani che andare a lavorare nella terra fa arrivare a 102 anni così, così attivi. Come che va bene? Va bene come? Lei che ha visto le guerre, ha visto il passare del tempo in questi anni. La prima guerra mondiale la gente poco poco toccata. La seconda guerra invece l'avete vissuta? Giocatoria. Dopo la guerra, come si stava dopo la seconda guerra mondiale in Italia? Buono. Ah, tenia la prevolita. Quindi dei piccoli problemi ve l'ha portati la guerra? La prevolita, verterà. Io veramente ha detto che mi ha obbligato, oltre che ha voluto partecipare, perché lui si sente veramente cristiano cattolico e ha detto: per me i 102 anni sono validi se io riesco a ringraziare il Signore. Quindi dice: io voglio venire a messa, infatti è stato portato in cappella tranquillamente, sarebbe venuto anche in piedi camminando da solo, ma l'abbiamo portato per precauzione con la sedia.